Dopo circa 30 anni e dopo decenni di devastazione ambientale, riaffiorano in superficie le sorgive dell'antico fiume Riullo, misteriosamente scomparse nel 1985. È la seconda volta che dalle sorgenti del più grande affluente del fiume Clanio, che ha sempre rappresentato uno degli angoli più suggestivi ed affascinanti della piana suessolana, sgorgono le acque ricche di elementi solfurei e di carbonato di calcio. L'ultima volta accadde nell'aprile del 2006. Ma dopo qualche mese, il corso d'acqua che attraversa l'intera area archeologica dell'antica Suessola sparì, lasciando di nuovo l'alveo secco. Questa volta, forse complici le abbondanti piogge dello scorso inverno, le acque sembrano essere presenti in abbondanza. Le acque di questa sorgente, celebri fin dall'antichità per le loro proprietà curative, spinsero i romani a creare sul posto un complesso termale, i cui poveri resti spuntano tra erbacce e rifiuti. Resti archeologici orrendamente danneggiati dall'incuria dell'uomo. Domenica 23 giugno, i volontari e i soci dell'Archeoclub, coadiuvati da alcuni cittadini di Acerra e di San Felice a Cancello, armati di guanti, falce, rastrelli e decespugliatori, sono ritornati sul sito per ripulire l'intera area circostante, ormai invase da arbusti, erbacce e rifiuti di ogni genere. Gli stessi soci dell'Archeoclub, già nel mese di maggio, con una nota inviata all'amministrazione comunale, lanciarono un appello affinché venissero prese iniziative concrete finalizzate a tutelare l'intero patrimonio archeologico ubicato in località Calabricito. A scoprire la ripresa dell'attività sorgiva, come nel 2006, sono stati ancora una volta i volontari della sezione Archeoclub di Acerra, durante un sopralluogo effettuato nella zona denominata Collinetta, sita a ridosso dei ruderi di un santuario extraurbano dell'antica città di Suessola. Ci troviamo sulle sorgenti del Riullo, nel luogo chiamato, denominato e conosciuto da tutti come la Collinetta. In realtà di una collinetta naturale non si tratta, ma dei resti forse di un tempio, sicuramente di epoca romana, in quanto alle nostre spalle vediamo benissimo i resti di pezzi di opus reticulatum che alcuni soci dell'Archeoclub adesso hanno provveduto a tirar fuori. Sicuramente il sito è stato utilizzato anche precedentemente, proprio perché ci troviamo sulle sorgenti di uno degli affluenti del Clanio. Era un fiume molto conosciuto nell'antichità, il nome con cui lo conosciamo è Riullo o Gorgone, e le sue sorgenti si trovavano proprio in questo punto, praticamente al confine tra il comune di Acerra e il comune di San Felice a Cancello. Queste sorgenti, che erano scomparse intorno all'85-86, 1985-86, sono ritornate una prima volta nel 2006 e sono ritornate poi da un paio di mesi. Praticamente adesso ci troviamo a giugno, è da fine aprile che le sorgenti hanno cominciato a ridare acqua. Questa cosa ci ha colpito naturalmente favorevolmente, e quindi abbiamo cercato di, come associazione, ma anche con l'aiuto di tanti amici, sia di Acerra ma anche appunto di San Felice a Cancello, che anche in questo momento sono venute a trovarci, a darci una mano, per cercare di porre l'attenzione su questa situazione e in particolare sul problema delle sorgenti. Queste sorgenti, che sono sorgenti minerali e sono conosciute fin dall'antichità proprio per le loro caratteristiche sanificatrici, in particolare dei problemi della pelle, sono scomparse improvvisamente. Scomparse all'inizio, appunto, nessuno immaginava il perché. In realtà sembra che la causa principale sia stata quella della realizzazione di un campo pozzi sulla collina di Cancello. Per cui diciamo, l'acqua è stata prelevata a monte della falda, della fuoriuscita che avevamo noi sul territorio di Acerra, e di conseguenza le sorgenti sono scomparse. La riuscita prima nel 2006, poi quest'anno è dovuta forse sicuramente ad un inverno molto piovoso, però anche alla dismissione o alla manutenzione di alcuni di questi pozzi. Ora, le sorgenti sono un bene naturale che va tutelato e va protetto. Quello che noi chiediamo è che questo bene torni a sgorgare, a dare vita anche nel nostro territorio. Il nostro territorio così martoriato, che
che ha sofferto tanto e che soffre ancora tanto, ha la possibilità di un riscatto e di una rinascita anche grazie a queste cose. Questo sito veramente è bellissimo, abbiamo tutto intorno, spaziamo con gli occhi dalle colline di Cancello, dal castello di Cancello, al Monte Somma, ai Monti di Maddaloni, abbiamo reperti archeologici che si rifanno appunto alla città di, a questa antica città di Suessola, che ancora si trova per la maggior parte coperta dal terreno in questo territorio. Le necropoli che sono venute alla luce negli anni passati, negli anni scorsi, nel comune di San Felice a Cancello, la villa di Boscorotto che si trova attualmente nel comune di Maddaloni, tutte queste emergenze fanno di questo posto veramente un luogo speciale, un luogo particolare. E noi, il nostro lavoro come associazione culturale è quello proprio di sensibilizzare e di attrarre l'attenzione di tutti, dei media ma anche delle amministrazioni e in particolare dei cittadini, sul fatto che questo bene, che è ritornato con noi dopo tanti anni, debba continuare a restare qua. Com'è triste, come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si macira agitato che è lo poco che libertà, che sta terra e sta gente noi giorno darà. Terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, com'è bella la guardà. Non è vero, né sempre stessa, tutti i giorni può cagnà. Oggi è dritta, rimane storta, e che sta vita sono. L'importante iniziativa intrapresa è stata seguita anche dal primo cittadino del comune di Acerra, il sindaco Raffaele Lettieri, che si è recato sul posto per rendersi conto di persona dello stato di abbandono e del degrado ambientale in cui si trovano questi affascinanti e suggestivi luoghi storici. La riattivazione delle sorgenti rappresenta un'occasione importante per il territorio, già riconosciuto parco urbano di interesse regionale, affinché ritrovi il suo originario assetto idrogeologico e siano ricostituiti gli ecosistemi che per secoli hanno caratterizzato questo lembo della Piana Campana. Ma bisogna capire una volta per tutte quale sia la causa delle sparizioni e dell'apparizione del Riullo, e questo per preservare un patrimonio ambientale storico che appartiene all'intera valle del Clanio. Quindi è individuato. Com'è triste, come amare, sta settata a guardare. Alcuni invasi, rimasti asciutti da decenni, sono stati utilizzati come sversatoi di rifiuti solidi urbani e da rifiuti speciali, tra cui pneumatici ed elettrodomestici. Terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, com'è bella la guardà. Non ne ho vero, né sempre stessa, tutti i giorni può cagnà. Oggi è dritto. Scato a protezione di qualche curioso, ma di qualche amante del passato, in modo da non dargli un tranello, perché spinto dalla curiosità
si può inoltrare molto avanti e si fa un bagno non voluto. Trattasi di un posto appartato, è anche possibile frequentato da qualche coppietta e sarebbe ancora più danno. Ma il rischio di vedere di nuovo essiccate le sorgenti è reale, perché la regione ha chiesto al comune di San Felice a Cancello di realizzare altri pozzi artesiani sulle colline di Cancello per far fronte alle esigenze idriche di Napoli. Ad ogni modo, pare che Madre Natura voglia prendersi una piccola rivincita. Le sorgenti del Riullo sono riemerse.